Ciao ragazzi, sono Fede e oggi parliamo di una top 10 che ho molto a cuore. I migliori 10 giochi, secondo noi, che dovranno uscire nel 2017. Vado subitissimo! Al decimo posto abbiamo messo Star Wars Battlefront 2. L'abbiamo messo al decimo posto perché? Perché abbiamo giocato all'1, era fighissimo, noi siamo dei grandissimi fan di Guerre Stellari, ma il gioco non è proprio il mio genere, tendenzialmente, quindi dopo un pochino ci siamo stufati, io pure ho mollato, divertiti per un po', però... Al nono posto abbiamo messo il buon Destiny 2. Allora, noi eravamo partiti con un impeto incredibile per giocare Destiny quando uscì, proprio all'uscita, però un pochino ci ha annoiati, dobbiamo essere sinceri, la ripetitività delle cose era eccessiva. Farsi un personaggio, io ho partito con un personaggio fighissimo, mi divertivo tantissimo, pensavo anche all'unicità, eravamo arrivati a giocare addirittura a farsi tutti i tipi di personaggi diversi per poter fare la stessa instance più volte al giorno per prendere tutti quanti gli oggetti. Insomma, dopo un pochino era diventato noioso. Ma, questa è la mia opinione, Destiny 2 dovrà uscire nel 2017, vedremo che cosa ci riservano, speriamo che sia una gran bella sorpresa perché lo proverò sicuramente. All'ottavo posto abbiamo Lords of the Fallen 2. Sono sicuro che avrete giocato al primo, che era disponibile qualche mese fa gratuitamente nel PSN. Il 2 sarà sicuramente un bel gioco perché il primo lo era. Spesso lo si paragona a Dark Souls. Beh, diciamo che alcune cose in comune ce le ha, però anche molte che si discostano completamente. A me è piaciuto moltissimo, l'ho messo all'ottava posizione. Ce ne abbiamo molti altri per salire alla cima. Al settimo posto ho voluto mettere Shenmue 3. Non so se nessuno di voi è riuscito a giocarci al primo, in particolare che mi è proprio... ce l'ho qui. Io lo provai in America, stavo lì e la Dreamcast aveva cacciato fuori questa roba pazzesca. Io ero rimasto a bocca aperta. Per l'epoca era una cosa incredibile. Purtroppo non ho mai avuto un grande successo di vendita e questo è una cosa che proprio a me dispiace tantissimo. Ma col terzo capitolo vedremo sicuramente delle belle. Io sono prontissimo e pronto a cacciare i miei soldoni per prenderlo. Al sesto posto abbiamo messo Resident Evil 7. Allora, la storia di Resident Evil è un pochino travagliata, secondo me. Io ho giocato con grande felicità tutti i titoli al quarto, il quinto, quindi abbiamo giocato, insomma, giocato a Resident Evil il primo, il secondo, Codename Veronica, fino a giocare il quinto. Il quinto non l'ho mai terminato. L'ho terminato tutti prima, il quinto no. Non mi era piaciuto, mi ha preso una piega un po' troppo sparatutto. Il sesto l'ho proprio ignorato, devo essere sincero. Ho visto solo la storia, perché comunque la storia mi interessava. Con questo settimo capitolo ho giocato la demo. Guarda un pochino, un gioco che non uscirà purtroppo mai. Hanno cambiato completamente il genere, quindi in prima persona è diventato molto più vicino alle atmosfere. Non dico di Outlast, perché forse è ancora un po' più lentino come gioco, penso, anche perché ho giocato solo la demo. Però non è male, Mi mette addosso una fifa boia. Devo anche ammettere che avendo finito anche la remastered di Resident Evil 1 e 0, posso dire che se vi capita di mettere le mani a questo tipo di titoli, fatelo subito, se vi piace il genere survival. E questo settimo, io sicuramente gli darò una bella chance. Al quinto posto, sì, ho messo Horizon Zero Dawn. Allora, sicuramente qualcuno di voi dirà, ma Horizon Zero Dawn c'ha una grafica pazzesca, è bellissimo, è un gioco incredibile. Onestamente, non lo so. Il punto è questo. Sì, la grafica è fighissima. Io sono rimasto a bocca aperta, la mascella ha toccato per terra, la lingua si è srotolata, è arrivata fino... ha fatto un tappeto rosso. È vero. Ma sarà il gioco? Ancora non si sa tantissimo. Onestamente, sarà sicuramente un gioco da mettere nella propria collezione, Sono abbastanza sicuro. Ma non è fra i più ambiti per me. Sicuramente sarà un'avventura pazzesca per il 2017. Ci avviciniamo alla top. Al quarto posto, Mass Effect Andromeda. Mass Effect è una serie che ho adorato. Adorato! Ho giocato al primo e ho fatto un personaggio bruttissimo. Riportato nel secondo, che era rimasto sempre brutto come la morte, e pure al terzo, orrido. Però la storia è incredibile. Ogni scelta che uno fa comporta qualcosa. Come sarà questo nuovo? Appare meraviglioso. E se solamente c'ha un'unghia dei vecchi Mass Effect, io lo compro subito. Ma pure prima, vado lì e gli rubo, apro il camioncino con la cosa, gli do le botte e mi frego le copie.
siamo arrivati al bronzo. Al terzo posto ho messo For Honor. For Honor, perché? È un gioco che io attendo da molto. Ci sono i vichinghi, ci sono i cavalieri, ci sono i samurai. Tre figaggini. Ci sono spade e tecniche di gioco, di combattimento, particolari e diverse dal solito. Un multiplayer dove proprio la skill a un certo punto entrerà veramente all'interno della partita, quindi mi piace, e poi una grafica eccezionale. Non posso chiedere di più per un gioco multiplayer, personalmente. Eccolo qua, l'argento, God of War. Allora, questa è un'esclusiva pazzesca. God of War è pazzesco. Visto il trailer del nuovo God of War che dovrà uscire, dove, diciamo, il nord l'ha fatta padrone, la neve l'ha fatta padrone, la barba l'ha fatta padrona, io sono impazzito. Quel gioco lo dovrò avere per forza. Sta alla seconda posizione perché ce n'è uno che è ancora meglio, secondo me. Però ragazzi, ragazzi, non potete perdervi God of War se avete una PlayStation 4. A prescindere. Medaglia d'oro va a Red Dead Redemption 2. Quando c'è stato l'annuncio io sono esploso, letteralmente. Penso di aver consumato il primo Red Dead Redemption come pochi giochi al mondo. Ho fatto assalti ai saloon, fermato carovane, presi puebli e sparato a gente a caso. In un multiplayer frenetico, ma la storia, ragazzi, la storia del gioco singolo è eccezionale. Una storia ricca proprio di colpi di scena e poi il vecchio West. Che meraviglia, la Rockstar ogni volta che fa un gioco lo fa proprio bene. Questo è al primo posto, secondo la mia personalissima classifica. Se c'hai comunque altri titoli che pensi che debbano essere messi nella classifica e ce li siamo dimenticati, insomma non l'abbiamo portati, scrivilo nei commenti, mi raccomando, ci metti un bel like e iscriviti al canale, avrai altre top di questo genere. Da Federico è tutto, stay love e al prossimo video!